Giulia Nova si tinge dei colori dell'estate con i 700 ombrelli che erano stati promessi dall'amministrazione comunale per abbellire le vie del Lido, pronte ad accogliere i turisti che stanno già arrivando in città e che troveranno anche la ruota panoramica che verrà inaugurata proprio in questo fine settimana, insieme alla riapertura di Piazza del Mare. Commercianti soddisfatti per gli impegni mantenuti dal sindaco Ivan Costantini e dall'assessore alle manifestazioni Paolo Giorgini. Io da parte mia lo posso ringraziare Paolo Giorgini che è stato comunque corretto e si è rivelato comunque la persona che è, quindi brava perché ci aveva promesso degli ombrelli. Ricordiamo che questa idea qui nacque circa 6-7 anni fa quando Stefano Cossetti, in una riunione di Hello Shopping allora, decise di fare, gli venne in mente, lo decise di fare, comunque venne l'idea di fare questi ombrelli. L'ha riportato in una riunione a Paolo Giorgini e lui è stato così attento e così lo ringraziamo. Con il primo cittadino presto inizierà anche un confronto per studiare la formula migliore per pedonalizzare definitivamente Corso Nazario Sauro. Sapete tutti come la penso. Io vorrei, anzi, auspico anche gli scettici a riunirsi finalmente per fare una zona pedonalizzata in centro città e per avere finalmente anche una piazza Fossi Ardeatina più abbellita, fatemi passare il termine, piena di fiori e soprattutto più attraente per il turista che verrà fuori Giulianova. Attività che si rianimano, gente che passeggia, gli ombrelli colorati che qualcuno comunque critica e la ruota panoramica per un'estate all'insegna della rinascita. La pandemia potrebbe proprio da quest'estate essere un brutto ricordo, iniziare ad essere un brutto ricordo. Speriamo di sì. Ricordiamo, noi siamo stati chiusi 20 giorni ad aprile e non abbiamo percepito un solo euro, ma questa cosa qui va avanti da gennaio a maggio, avere 0 euro da parte delle istituzioni, nonostante le chiusure, diciamo che è stata una cosa veramente negativa per le nostre attività. Speriamo con l'estate, anzi io sono sicuro che con l'estate ci metteremo, non definitivamente, ma speriamo comunque da parte questo brutto ricordo.